Molti pensano che fauna e flora stiano avendo sempre più difficoltà a mantenere la propria abbondanza e biodiversità. E purtroppo è vero, gli organismi naturali e selvatici fanno sempre più fatica a continuare la propria esistenza sul pianeta, soprattutto per colpa dell'uomo. È inutile chiudere gli occhi sperando che non sia così. Però non tutto è perduto. E un incontro avuto qualche giorno fa mi rende ancora più sicuro di ciò. Siamo in città, come potete sentire dalle automobili in sottofondo, ed ecco che all'improvviso compare un bruco. Un bruco che non conoscevo, visto che era la prima volta che lo incontravo dalle mie parti. Un bruco di buone dimensioni, e dalla colorazione gialla a pua celesti. Chi era? Ero convinto fosse uno sfingide, ma mancava la classica codina che li contraddistingue. Non lo era. E poi l'illuminazione. Saturnide. Le falene più grandi del mondo dovevano avere anche dei bei bruchi, ed infatti era Saturnia Piri, il Saturnide del Pero. Cosa possiamo capire da questo incontro? Questo bruco è stato trovato in una strada molto trafficata, con ovviamente molto smog e inquinamento. La natura ce la può fare, e se cominciamo ad aiutarla, ci riuscirà sicuramente.